Benvenuti ragazzi, ben io sono il 25 Sanxodio, in cui parliamo della partita di Slavia Praga Inter, in cui è finita 3-1 con la vittoria dell'Inter, in cui ragazzi ha segnato nel primo tempo, ha segnato il gol dell'1-0, ha segnato il gol dell'1-0 Lautaro Martinez, che conta il secondo 1-0, poi il gol 2-0 Romelu Lukaku, che conta il secondo 2-0, più uno, e poi ragazzi gol del svantaggio su Sonic, che ha concesso lo svantaggio, poi è stato annullato un gol a Romelu Lukaku, ragazzi, 1-1, e quindi da solo 1-1, poi ragazzi, sempre Romelu Lukaku segna ancora nel 2-2-1, e il terzo ultimo gol va a segnare, conclude la partita di nuovo, e poi Lautaro Martinez, che poi l'ultimo gol è stato annullato da Romelu Lukaku, due gol annullati per l'attaccante belga, che si porta il cui mi mandate, quindi contro una partita, quindi si fa pure, e quindi ragazzi l'Inter vince in casa per lo Slavia Praga, quindi ragazzi adesso, anche adesso siccome il Barcellona ha vinto in casa contro il Dortmund per 3-1, e adesso ragazzi l'Inter si porta a 3 punti, si porta, si esce dal terzo posto, va al secondo posto, il Dortmund terzo, Barcellona primo e lo Slavia Praga quarto. Quindi ragazzi, buona partita con il Conte, che si porta a casa una nuova vittoria, che prima ragazzi l'Inter viene da una brutta sconfitta contro il Dortmund, se ricordate, e ma ragazzi l'ultima partita dell'Inter sarà contro il Dortmund, il Dortmund, che ragazzi, o Barcellona, vedremo, e questo ti deciderà lì se l'Inter andrà in Champions o in Europa League. Ora l'Inter rimane in Champions League senza con Essenti, come Barella, che dovrà tornare per il 2020, ci sarà, e vedremo ragazzi come se la caverà. Se l'Inter senza Nicolò Barella è un elemento importante per la squadra di Antonio Conte, ma comunque ragazzi, buona partita per i nerazzurri, che si portano a Milano un grande vantaggio, e vediamo un po' come andrà a finire ragazzi. Vedremo un po' ragazzi. Buon per il Napoli e l'Inter, il Napoli porta un pareggio e per l'Inter una vittoria, non male, per i due italiani, che concludono per l'ultima giornata dei fasi del girone di Champions League, e quindi ragazzi che dire, e quindi ragazzi, vediamo un po' se l'Inter, vediamo un po' l'ultima giornata sarà così, ma come lasciamo a vedere, quindi ragazzi che dire è tutto, noi ci vediamo domani con l'Europa League, e quindi ragazzi che dire. Tutto.